Allora Seba, partiamo come sempre dal nostro dato statistico, 12 partite ufficiali, 11 vittorie e un pareggio, altrimenti sarebbe stato percorso netto, direi insomma. 12 partite o 13? No, le partite, ha ragione, sono 13, le 13 sì, sono Allora diventate 13, 13. sono rimasto indietro io, 13 partite, 12 vittorie e un pareggio, quindi insomma direi sempre meglio. Sì, dai, ragazzi, come ti ripeto sempre, a fine partita, ogni domenica stanno facendo cose straordinarie. Oggi non era assolutamente facile perché incontravamo una squadra allestita per cercare di far bene, di vincere il campionato e perciò non era facile, però penso che il primo tempo secondo me si è fatta una partita importante, il secondo tempo normale che loro venivano fuori, abbiamo sofferto un po', però è giusto così, queste vittorie fanno morale sicuramente e ce la godiamo, dai, diciamo. L'impressione di una squadra granitica che non concede nulla agli avversari, abbiamo visto soprattutto sulle fasce Grosseto che veramente ha tenuto botta e a centrocampo prova magistrale, uno su tutti Fratini, ha toccato una marea di palloni sempre con grande lucidità e poi il portiere giustamente ha fatto atto di umiltà perché il preparatore dei portieri dice tutto normale, ma insomma 93esimo, inoperoso per oltre 90 minuti, una parata che ha salvato il risultato. Sì, ha fatto bene Nunziadini, per la categoria è un portiere importante, ce l'abbiamo apposta per fare questi interventi, è stato bravo, gli faccio i complimenti, però penso che devo fare i complimenti a tutta la squadra, a quelli che hanno giocato meno, a quelli che giocano, perché come ti ho detto prima, secondo me stiamo facendo molto molto bene, dedichiamo questa vittoria ai tifosi che sono venuti a vederci, perché se lo meritano. E a noi perché durante la settimana facciamo dei sacrifici, ci alleniamo, perciò è giusto che per ora va bene così. Domenica sarà giornata bianconera a Fucecchio, aspetteranno il Grosseto per, insomma, per fare un incasso importante, probabilmente tantissima gente. Il Grosseto però recupererà sicuramente Cretella, forse Camille, ma ha recuperato Andreotti, quindi la rosa torna a rimpinguarsi, abbiamo visto insomma, poi i giocatori importanti recuperati, cosa vuole dire avere Luci, avere Fratini, una squadra che onestamente sta bene, dimostra di avere personalità e domenica farà la sua parte. Sì, penso di sì, noi andremo a Fucecchio a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto qua a San Miniato, a Pro Livorno, cercheremo, sappiamo che è una squadra importante, però penso che i ragazzi si prepareranno al meglio questa settimana per cercare di fare risultato lì a Fucecchio, sicuramente positivo che abbiamo recuperato Andreotti, che stiamo recuperando vari pezzi per strada, perciò dai. Continuiamo a lavorare a testa bassa e cerchiamo di cercare di far bene, Grazie mille. prego.